Benvenuti in hotel con Antonio Moccia. Antonio è un manager di persone famose, però preferisco che si presenti lui. Ciao a tutti, grazie Alessandro per la tua ospitalità, è qui in questa bellissima struttura. Sì, io rappresento a livello nazionale personaggi del calibro di Clayton Cross, attore di Hollywood, il primo Torn di Beautiful. Devo promettere una cosa, che tutti i personaggi che rappresento li rappresento in Italia per eventi e ospitate. Quindi ognuno di loro poi ha il proprio agente cinematografico o televisivo. Ah, esistono due componenti. Due componenti, sì, sì. Poi naturale che c'è anche qualche attore che dice: no, voglio affidare tutto a te, quindi ti devi occupare tu di tutto, dal cinema alle serate alla televisione. Però normalmente si preferisce, ecco, suddividere i compiti. Antonio, io ti ho voluto intervistare perché voglio dare dei consigli alle persone che ci seguono. Sì. Soprattutto, ecco, tu ti occupi di eventi, spettacolo, eccetera. Sì. Eccetera. Come ci si avvicina a questo mondo? Allora, è un mondo che affascina, diciamo, tutti, dal ragazzino alla persona più adulta. Ci si avvicina imparando, ecco, l'arte. Cioè, uno non è sempre tutto facile. Uno, per diventare un vero professionista, un bravo attore, e se una persona ama il cinema o ama, ecco, la parte recitativa, quindi cinema, TV, teatro, deve intraprendere una vera carriera di studio. Quindi uno si deve molto molto concentrare. Il primo consiglio studio è imparare comunque una qualcosa, cioè imparare, sì, a essere capace di avere una skills nella valigetta, tipo, che ne so, saper recitare o, sì, cantare. O cantare o ballare, okay, perché comunque lo spettacolo non è solo fare l'attore, lo spettacolo è complesso. E diamo un consiglio a qualche ragazza o ragazzo che ci seguono. Quale scuola possiamo consigliare, se tu ne conosci qualcuna? Guarda, allora, non voglio fare i nomi, okay, però quello che posso dire, scegliete un'accademia di recitazione o di scuola proprio per chi, perché come dicevamo prima, lo spettacolo è danza, è show, no? Qui a Pescara c'è qualcosa? Io quello che, sì, a Pescara c'è, però quello che consiglio sempre per chi vuole intraprendere proprio una carriera, lo sappiamo che la patria proprio della recitazione è Roma. Ok. Quindi da lì proprio parte tutto. Roma o Milano o Roma-Milano? Allora, Milano è molto più per la moda. Ah, ok, ok. Molto più per la moda, anche se ci sono accademie di recitazioni importanti anche a Milano, perché comunque ormai ci sono le varie filiali di accademie che sono, per dire, a Roma, che hanno aperto anche a Milano. Quali sono gli artisti che stai seguendo in questo momento? Allora, in questo momento ho il grande onore, come dicevamo prima, Clayton Cross, Vincent Riotta, che da qualche giorno è uscito con il film House of Gucci, Julia Majorchuk, poi ho la ex Miss Universo Italia 2020, che è entrata da poco con noi, Viviana Vizzini. Infatti un paio di settimane fa lei è stata ospite anche a Tiki Taka, e da gennaio insieme a Clayton saranno su Mediaset, non svelo ancora dove, okay, però li potrete vedere su Mediaset. Poi ho anche delle situazioni di performer, non so se avete mai visto il laser show e l'arpa laser. Sono degli effetti luci molto particolari che fanno veramente rimanere a bocca aperta per tutta la coreografia che viene creata con questi effetti luci. Sono comunque laser che non danno problemi alla vista, perché sono proprio, beh, penso che siano proiettate, sì, su. No, ma poi sono proprio di bassa potenza, quindi pure che uno li guarda
che gli arrivano diretti non danno problemi. Ah, ok. Perché okay. Non sono laser potenti, insomma. Ok. E come si procurano invece, da parte tua, come ti procuri gli artisti? Allora, guarda, ti dico, normalmente è il passaparola tra di loro, perché anche il ruolo mio, il ruolo del management, non è proprio così semplice. Eh no, immagino. Perché comunque devi stare dietro a tante sfaccettature, anche quando ti chiamano per un'ospitata con la speranza che potremmo ritornare con le ospitate, perché speriamo. Dopo i 2 anni di Covid, insomma, ci siamo un attimino fermati. Il compito anche mio è garantire la tranquillità e la sicurezza dell'artista. Cioè non certo. È che mandi uno di loro a fare l'ospitata in qualche posto senza prima informarti o comunque garantire una certa... Perché tu sei il manager, l'organizzatore, quindi ti devi occupare di tutto. Ricade molta responsabilità. E immagino che farai anche tanti chilometri. Tantissimi. Perché a livello nazionale in tutta Italia, vero? Sì, sì. Guarda, ti voglio anche raccontare un anno con uno degli artisti, un performer. Addirittura siamo andati a fare una settimana di eventi in Ucraina. Ah, ok, quindi proprio anche fuori dal livello. Siamo stati ospiti di questa organizzazione a Odessa. Senti, andiamo un po' sul... non gossip, però sì. Com'è per esempio un Clayton a livello... cioè recitativo lo conosciamo, però... A come persona, dici? Guarda, ti come dico... Come sono gli artisti? Allora... Per mia fortuna gli artisti che stanno con me sono tutte delle persone molto molto umili, perché poi alla fine ti scegli, no? Non solo per una situazione di lavoro, certo, ma anche nella cosiddetta situazione a pelle. Cioè bisogna andare d'accordo, avere le stesse, diciamo, idee di come si deve portare avanti un lavoro, perché non puoi, per dire, metterti in casa un artista che ragiona totalmente opposto alla tua visione. Alla mia visione. Senti, ma con il manager invece del lato cinematografico ti ci interfacci oppure? No, guarda, è raro, perché comunque sono due settori e è vero che si devono muovere in parallelo. Perché immagino che se si è impegnato a fare una ripresa non può fare un ospitale. Non può fare altro. È vero anche il fatto che per il settore mio più l'artista, l'attore, l'attrice sta al cinema, in TV, ed è anche meglio. Ed è meglio perché è tutta promozione, perché più ha visibilità e più rende il gioco facile a noi nel proporlo, nel venderlo. Quindi si lavora molto in parallelo. Loro devono fare il loro lavoro mettendolo su più situazioni diverse e io è naturale, però ci tengo a dire, siamo comunque due management distaccati. Com'è il backstage? Cioè, è affascinante entrare a Mediaset, vedere un po' i reti? Molto, molto. Se posso ti racconto l'episodio, ecco. Mediaset Rai, ovviamente so che giri. Sì, entrambi. Ti dico, lo scorso weekend sono stato proprio in Rai. Insieme a Vincent, che abbiamo un amico comune, sarebbe Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, e siamo stati ospiti lì, abbiamo seguito tutto il pomeriggio la registrazione della puntata che noi vediamo il lunedì sera, no? E siamo stati tutto il pomeriggio lì, quindi io ho avuto anche modo di vedere come no, si lavora. A me piace vedere a lavorare i professionisti. Fanno quello di lavoro. Sì. e ti dirò, siccome è una trasmissione che io seguo parecchio da tanto, mi ha fatto un effetto bellissimo quando a fine registrazione io dalla regia sono entrato proprio nello studio, che voi vedete in televisione, no? È piccolino, immagino. No, è bello grande. È grande. Sì, è bello grande.
ma come ho messo piede su quel pavimento il cuore mi è andato a mille. È stata un'emozione bellissima, perché anche per me, no, che io comunque ci lavoro, ci è, però quando tu ami profondamente una trasmissione oppure certo. un set cinematografico e ci metti proprio piede là dentro, l'emozione ti sembra di vivere un sogno. Sì, sì. Ok. Ad oggi, mo per dire, sono 20 anni che faccio questo lavoro e mi fa ancora questo effetto. Ed è una cosa, una sensazione bellissima. Bello. Il fatto di essere stati lì, insomma, perché poi ecco, con Sigfrido c'è un'amicizia bellissima che devo dire, non è da tanti anni. Non so se pure a te ti è mai successo, certo, tu conosci capito. Una persona da Quito, c'è subito quella bella sensazione a pelle, e quindi si va d'accordo, no? Senti, voglio chiederti, perché sicuramente qualche, sì. qualche mamma o papà sta guardando questa intervista, sì. che magari ha dei figli che hanno dei talenti, no? Delle qualità, che consigli possiamo dare a loro? Allora, il consiglio che io voglio proprio dare... Poi ti faccio anche quest'altra domanda, sì. cioè è un mondo pulito? Allora, rispondo prima alla prima okay. e poi alla sì, seconda. Sì, okay. entrambe, così. Allora, seguire il proprio figlio o figlia, questo sì. Soffocarlo, no. Ok. Perché se il ragazzo o la ragazza sono portati, si vede subito. Non bisogna obbligare, perché io no, vedo spesso e volentieri, capita, che va a finire qualche genitore non ha potuto realizzare il proprio sogno sì. e quindi rovescia tutto sul proprio figlio. Un discorso è se il ragazzo o la ragazza ha proprio un talento nascosto, e allora è giusto spronarlo, ma non obbligarlo. Okay, perché le cose fatte con obbligo vengono sempre fatte male. Affidarlo a dei veri professionisti, questo sì. Ok, ok. Perché... è un mondo pulito? Cioè sicuro? Ecco perché io dicevo a veri professionisti, cioè non bisogna credere alle promesse, no? Le cosiddette grandi promesse che vengono fatte normalmente, perché ci sono... Un po' la storia del gratis, quando è gratis, da qualche parte si sta pagando sì. quell'oggetto, insomma. Allora, io dico anche un'altra cosa, quando si entra in maniera da professionisti, allora, il management non è che io chiedo soldi a te per entrare, non funziona così. Ok, ok. Sì. Allora, tipo se, l'agenzia tu artista, che ti fa pagare, se tu artista... E si sceglie insieme che ti devo rappresentare io, il guadagno del management è a percentuale se io riesco a piazzarti, a venderti. Ok, commissione quindi. Sì, c'è la commissione. Se io non riesco a venderti, io non ho guadagno. È onesto così. Capito? Molto onesto. Cioè non è che l'attore e l'attrice devono versarmi qualcosa. Sesso. No. Capita anche che, e giustamente così funziona, ormai si fa tutto tramite i social. Sì. Quindi spesso e volentieri le chiamate arrivano dirette, no, all'artista. E lui switcha. E lui switcha. Certo, e quello certo. vuol dire essere un professionista. Beh, certo. E non uno che dice sì, no, prendo io, faccio io, gestisco scavalca, io, no? Okay. E ti scavalca. No, i veri professionisti, ecco, ti fanno fare tutto quanto al proprio manager. Ti voglio chiedere anche questa cosa, e torno un attimo indietro sulla sì. domanda di prima. Abbiamo assistito ultimamente a un palpeggiamento, no? Durante un'intervista in TV di una giornalista, una cosa assurda e veramente bruttissima proprio. No, lì è proprio una violenza. Ma tu che stai in questo mondo, cioè anche per rassicurare un po' sì. le persone che ci seguono, o ecco, la mamma che vuole mandare la figlia a fare un concorso. C'è il manager che protegge anche questa, allora, questa persona? I management seri, sì.
Ok, management quindi serie. Si può star sicuri se si è io seguiti. Ad esempio, per dire, perdonami se ti ho interrotto, se ti è capitato qualcosa anche? No, proprio direttamente non è capitato, anche perché la mia struttura comunque ci sono gli avvocati commercialisti, okay, okay. Quindi qualsiasi cosa l'artista stesso comunque è tutelato. Ma so che tu sei anche ex carabiniere, quindi da mentalità proprio totalmente militare, per anche quello. Perché mio padre era pure, cioè provengo da una famiglia di carabinieri, quindi come me comunque quindi abbiamo quella mentalità, quell'impronta è proprio vero. Che non bisogna sgarrare, no, perché poi non ti porta neanche da nessuna parte, ma no, ma anche perché tanto io ho sempre ragionato in questa maniera: se io faccio il furbetto ora, no? Quanto duri? Appunto. Poi mi dicevi che il mondo dello spettacolo è anche piccolino, no? Circoscritto. Sì, sì, alla fine basta una telefonata e ci si conosce tutti. Sì, perché comunque sembra così immenso, così grande, ma alla fine, cioè, ripeto, ormai anche con tutta questa potenza social che c'è, si arriva subito alla persona che uno... Ecco, che consiglio possiamo dare a uno che vede magari delle persone che stanno facendo successo sui social, sì, e poi, cioè, si sentono, non so, arrivati. Okay. Allora, io quello che dico, ok, non disprezzo il lavoro, quello, perché certo, quello comunque è la genialità di una persona. È vero, sono anche persone molto molto brave. Sì, vero, che si inventano un qualcosa per arrivare ad avere fama e poi sono bravi nel senso a farsi pagare dalle aziende per promuovere il proprio prodotto perché sono seguiti da tanti follower. Però quello che voglio sottolineare dipende, ecco, uno che tipo di carriera vuole. Ok. Quello è perché, tornando al discorso di prima, se tu ami il mondo della recitazione, il mondo del cinema, il mondo del teatro, tu ti devi mettere e studiare. Ok, perché bisogna fare un percorso di sembra che anche Vincent ti insegni. Con Vincent facciamo workshop di recitazione, lui porta in giro per il mondo, infatti ultimamente è stato pure nel Nord Africa in un'accademia a insegnare le sue 5 regole fondamentali per la recitazione. L'abbiamo fatto anche qui a Spoltore, alla struttura della SOMS. Fammelo ringraziare. Ma come no, il nostro amico, l'avvocato Luigi Spina, il presidente della SOMS di Spoltore, che ha messo in piedi questo workshop. Tante belle attività. E sta facendo tante altre attività. Finora, grazie a lui, abbiamo portato l'altra attrice nostra, Giulia Maio, a fare lo spettacolo, sempre nella struttura loro. E Clayton Cross, cioè comunque ha quella mentalità giusta per rilanciare una zona. E dopodiché è anche grazie a lui che io ho conosciuto te e la tua bellissima struttura, questo hotel veramente bellissimo che tutti gli attori che sono stati qui ospiti e hanno fatto i complimenti perché è un'ospitalità veramente bella. Noi ci mettiamo passione, Antonio. Ma si vede, facciamo si vede. Le cose con il cuore e basta. Infatti, per dire, Clayton, Vincent, Giulia, tutti e tre sono rimasti proprio felici di aver pernottato qui. Voglio farti questa domanda. Che cos'è l'errore? Non è quello grammaticale, no? Insomma, c'è anche quello, però. Bella domanda, tu dici l'errore nella... L'errore, lo sbaglio, no? Nella vita, nel lavoro, nel... Allora, guarda, tanto... Ora... Sei anche un imprenditore. Ora dico una frase fatta. Ok. Alla fine, se uno non sbaglia, non impara. Ok. Perché dai propri sbagli, se uno non è stupido, impara, no? Qual è l'approccio che possiamo... la soluzione all'errore? Dai, ci sarà una soluzione. Qual è la tua soluzione? Qual è stata? Allora, la mia soluzione è stata perché come ogni imprenditore, no?
comunque il rischio è calcolato, no? Diciamo che se tu fai un investimento su un qualcosa può andare bene come può andare sì, male. Certo. Se poi uno ha l'intuito di indovinare l'affare giusto, allora ha svoltato. Se invece sbaglia, non bisogna buttarsi a terra, perché non è che uno al primo errore, al primo ostacolo, dice ok, la mia carriera è finita. E mi racconti la tua prima volta, Antonio, non è una domanda Allora, la mia prima volta, ti dico sinceramente, è stata quando abbiamo investito, diciamo così, perché noi nello spettacolo comunque, ti dico, prima, diversi anni fa, eravamo un'unica società dove comunque curavamo le esclusive del centro Italia di alcuni cantanti. Qual era il primo cantante che hai preso? Allora, il primo, guarda che è una bella domanda questa, perché non me la ricordo proprio. Hai avuto paura almeno un po' di iniziare oppure hai detto guarda, facciamo? Quindi, no, sai perché non ho avuto paura? Perché ho fatto insieme a mio carissimo amico, che tutt'oggi ancora siamo soci in diverse situazioni, Luigi Chiucconi si chiama, che lui vive giù in Molise, e non ho avuto paura perché lui comunque già aveva esperienza, quindi okay. Io mi sono affidato proprio a lui, alla sua esperienza. E allora, questo è un mondo che quando ti metti a organizzare eventi, ok, un conto è il management e un conto è l'organizzazione di eventi, perché sull'organizzazione di eventi c'è sempre quel rischio di impresa. Perché se tu organizzi il concerto o lo spettacolo sì, certo. Comico, ti può andare bene come ti può andare male, dipende da tanti fattori. E quindi ogni volta è sempre, in passato ti parlo, era sempre un calcolo che di programmazione, no? Di marketing che uno doveva studiare. Ma ci sono state belle rimesse. Ti hai dico. Discusso con, beh, immagino, hai discusso con qualche artista? No, guarda, non ti è mai capitato. Anche perché ti dico, sul discorso manageriale, se si arriva per dire a un punto dopo qualche anno, che, perché può capitare che due persone hanno due idee differenti, ma comunque hai dei contratti firmati con, sì, con sì, loro. Sì, sì. Okay. Ci sono sempre i contratti e tutto quanto, poi vabbè, è normale che se, come ti dicevo, due persone, perché può capitare, dato che siamo comunque umani, no? Assolutamente, no, umani. Ci si può sempre separare, ma ecco, alla fine farlo quando... l'amicizia rimane sempre, buono, però ottimo. Va a finire che lavorativamente parlando non ci si trova più e quindi di comune accordo si... È un capriccio che un artista ti ha richiesto? Qualcosa, così un po' di gossip. Sai, qualche volta ti può capitare il capriccio che è sul mangiare, per dirti. Ok, ok. Perché, ed ecco perché, per esperienza, quando organizziamo qualcosa, noi in ufficio abbiamo subito l'elenco, ok, all'artista X come è vegano e non è vegano, perché così a chi compra, per dirti, l'ospitata, già comunichiamo, guarda che lui però ci devi mandare in un ristorante vegano o qualsiasi cosa va bene. Guarda, non li chiamo capricci, sono esigenze, no, di vita, sì. Che ognuno fa, anche perché ti dico sinceramente, pure io che mangio di tutto, io se mi devo trovare a mangiare vegano me lo mangio perché mi piace. Sì, ma perché no, anzi, mi piace, ho imparato a provare tante tipologie di cucina, perché mi piace comunque cambiare. Antonio, raccontami invece un'emozione che ti ha donato un artista o qualcosa alla quale tu sei legato particolarmente. Allora, l'emozione più grande proprio in assoluto, ora vado un attimo sulla mia vita personale in pratica,
quando ero piccolo, quando ero ragazzo, questa immagine ce l'ho sempre nella mente. E quando andavamo a mare con i miei genitori, mia sorella. Sei a Pescara, sì. Sì. Vivo a Pescara, però originari siamo calabresi. Okay. E papà era siciliano. E noi siamo arrivati qui a Pescara nel 79. Quindi, Pescara bellissima. Sì. Io avevo 4 anni quando sono arrivato qua, ora ne ho 46, cioè in pratica pescarese proprio tutta quanta la vita qui. Però dico, mi ricordo proprio questo aneddoto, in macchina, quando eravamo più grandicelli, insomma, non so se vi ricordate la canzone Kalimba de Luna di Tony Esposito, quando uscì mio padre in macchina la metteva sempre. È sempre Kalimba de Luna, sai quei tormentoni che ti rimangono, no? Poi nella testa. Crescendo, è arrivato a un certo punto, iniziando questo lavoro, ho avuto tramite Luigi Chiucconi, il mio amico nonché socio, la fortuna di conoscere Tony Esposito. Wow, fantastico. E da quel momento con Tony abbiamo instaurato un bel rapporto lavorativo e di amicizia. E ti dirò, quando poi nel 2014 papà è morto, roba di qualche mese, io ti parlo del periodo poi estivo, avevamo la data con Tony Esposito. E Tony, sapendo questo aneddoto che papà metteva sempre in macchina, sul palco dedicò la canzone Kalimba de Luna a mio padre. Che bello. Noi stavamo dietro le quinte e tu ti puoi immaginare il magone che mi è venuto, no? E questi sono rapporti poi belli che si creano con gli artisti. Che poi, oltre a una questione di lavoro, subentra pure molta amicizia, no? Perché è vero che ci si incontra per motivi di lavoro, però poi sì, quando le persone, sono pulite, sono sincere, si crea quel rapporto amichevole. Siamo umani poi. Sì, sì. Antonio, bellissimo, soprattutto quest'ultima cosa, davvero toccante, sono emozionato anch'io. Ti ringrazio di cuore, grazie, sono stupenda, è stato grazie. Un piacere incontrarti, è stato un piacere condividere questo cammino con te, questa intervista anche. E salutiamo i nostri ospiti. Un saluto. Ciao. E ci vediamo presto. Antonio Moccia e Alessandro. Vi lascio tutti i link in descrizione del suo sito, agenzia, eccetera, eccetera. Qualsiasi informazione potete scrivergli. Ciao, un abbraccio. Ciao. Salutiamo la cam di Instagram che ci dobbiamo rivolgere a loro, al pubblico. Esatto. Qualche volta dobbiamo fare qualche ripresa, qualche intervista in diretta, così si fa proprio qualche risata a qualcuno che ci segue. Lasciamo perdere. La diretta è meglio di no, per il momento non siamo ancora, cioè io non sono pronto. A posto. Dai, va bene.